Ciao e benvenuto all'interno di questo video. Io sono Alberto Ranzato, il creatore di Comunicazione Carismatica e autore del libro Comunicazione Carismatica. In questo video, insieme con il Ranzatino, vado a farti un regalo, un'intervista straordinaria, inedita a quello che era il mio grande maestro della voce. Sto parlando di Ciro Imparato, un grande della voce, un grande doppiatore, un grande formatore sull'ambito appunto della comunicazione e della voce. Ciro era un ricercatore degli aspetti emozionali e psicologici legati alla comunicazione, legati alla voce, era creatore del metodo Four Voice Colors. Beh, Ciro è venuto a mancare purtroppo nel 2015, tuttavia avevo iniziato a studiare con lui nel 2012, se non ricordo male. E in questo quell'anno era forse il 2013, ma adesso ho ricordi un po' confusi. In ogni caso, era al corso Comunicazione efficace e piacevole. Al termine di questo corso, gli feci una serie di interviste, di piccole interviste da mettere sul mio blog dell'epoca. Bene, ho raccolto tutte quelle interviste, ne ho fatto un'unica intervista di circa 30 minuti e adesso voglio mostrartela. Prima era solamente visibile ad alcuni clienti, a qualche persona che insomma studiava alcuni nostri corsi e percorsi, oppure per poche altre persone che richiedevano accesso a determinate risorse gratuite. Adesso ho deciso di renderla pubblica, di renderla visibile per molte più persone. E quindi hai la possibilità di vedere questa intervista straordinaria a Ciro Imparato dopo diversi anni dalla sua morte. E quindi è un'intervista unica nel suo genere. E ti consiglio assolutamente di vederla perché è ricchissima di significato, di informazioni molto importanti, di grande valore, di grande cuore anche. Quindi sono molto contento e sono molto onorato io di aver chiaramente conosciuto Ciro, di aver lavorato con lui come assistente, braccio destro, come venditore. Studiai anche con lui, divenni il suo formatore certificato del suo metodo Four Voice Colors. E all'interno di questa intervista proprio gli faccio delle domande in merito alla voce, in merito al suo metodo, quindi come creare le emozioni con la propria voce, eccetera. Devi sapere che poi questo metodo Four Voice Colors l'ho evoluto. E quindi si è un po' trasformato insieme con altre ricerche, ad altri test, ad altre cose che ho fatto, che ho imparato, che ho testato, su cui mi sono allenato e su cui ho allenato anche tantissime altre persone. E è diventato quindi questo metodo, nella sua forma più evoluta e più completa, quello che è il corso, il percorso di comunicazione carismatica. Quindi per un due moduli circa del corso è proprio quello che faceva Ciro. Poi altre cose sono delle novità. Però è chiaro che il corso di comunicazione carismatica è dedicato a Ciro, quindi puoi capire anche quanto questa intervista per me sia importante. Racchiude tanti ricordi, ovviamente, tante emozioni, tante cose molto belle. E niente, ti invito a guardarla. Se poi questo video ti piace, allora metti chiaramente il pollicino, eh? Quindi metti mi piace a questo video, puoi condividerlo, metti un commento relativamente a cosa ti è piaciuto di più di quello che ti dirà Ciro. E poi anche in descrizione puoi vedere che c'è un link ad un video training gratuito dove ti illustro proprio quelle che sono le emozioni della comunicazione carismatica, ti spiego che cos'è comunicazione carismatica, quindi guardati poi anche quel video training perché anche quello è di grande valore. E a questo punto ti lascio all'intervista, ciao e buona visione. Questa sera abbiamo l'opportunità di essere qua presenti insieme con Ciro Imparato per fargli alcune domande su diversi temi. Faremo una serie di video e quindi andiamo a sviscerare un pochino tutto quello che fa lui e come può essere utile a chiunque. Quindi la prima domanda che voglio farti esattamente è, Ciro, relativamente ai tuoi studi che hai fatto sulla voce e sulla psicologia della voce, se puoi spiegarmi e se puoi spiegare a loro che ci stanno guardando qualcosa in più su questo. Grazie Alberto. E beh, un argomento molto interessante che credo possa essere molto utile anche per le persone che stanno ascoltando. È interessante questo. Sulla voce ci sono tanti,
tanti modi per migliorare la voce, per fare informazione sulla voce. Ci sono i corsi di dizione, i corsi di teatro, i corsi di canto, ma tutti i corsi sono sempre stati fatti perché le persone potessero avere un miglioramento della loro voce artistica o della voce professionale, ma nessuno mai aveva pensato alla voce di uno studente, di un commerciale, di una mamma, di un amministratore di condominio, insomma, di persone normali che non usano la voce per professione. Eppure la voce è importante per tutti, perché la voce è quello che comunica i nostri sentimenti, fa in modo che noi siamo credibili, che le cose che diciamo vengano capite. E non esisteva fino a poco tempo fa un vero e proprio codice di rieducazione della nostra comunicazione basato sulle emozioni della voce. Io ho scoperto, insomma, neanche scoperto, è venuto da sé questa cosa lavorando, no? Che noi quando parliamo, ogni volta in cui parliamo, generiamo delle emozioni, quindi anche se volessimo non generarne non sarebbe possibile. Queste emozioni possono essere positive o negative. Nel caso in cui fossero negative, andrebbero eliminate e sostituite con emozioni positive. Quello che ho fatto è stato individuare un codice matematico che tutti possono imparare in pochissimo tempo, basato sulla variazione di volume, tono, tempo, ritmo e sorriso, che sono gli elementi espressivi della voce, a seconda di come li combini matematicamente, incredibilmente tu ottieni delle emozioni. Ad esempio, se noi parliamo con un volume medio-basso, tono basso, tempo lento, pause esitanti, sorriso dolce, un po' come sto parlando in questo momento, le persone sentono che c'è uno stato di tranquillità, di colloquialità, confidenza, di Calma. calma. Magari possiamo anche rallentare ulteriormente. Se poi però questo tono basso, volume basso, diventasse un tono medio, un volume medio, pause nette, un pizzico di sorriso, e a questo punto abbiamo già cambiato voce, perché come puoi sentire e come possono sentire, come potete sentire anche voi, la mia voce in questo momento è una voce di una persona che sa perfettamente quello che sta dicendo. Ed è la voce di chi sa come farsi ascoltare, come dire le cose, come fare in modo che nessuno si permetta, ad esempio, di interrompere. Però potrei ripassare nuovamente alla voce di prima, che invece è più confidenziale, ti sta più raccontando, che mi piace anche di più, tra l'altro. Ma questa cosa qui però le persone non la conoscono, mentre invece Magari la applicano, ma inconsapevolmente. magari molti la applicano, ma inconsapevolmente, ma quante persone non la sanno applicare? Ecco, la cosa importante è che si può imparare attraverso la voce a ricongiungerci con le nostre buone emozioni con questo risultato. Superi più facilmente gli esami. Ti fai ascoltare più facilmente quando vuoi chiedere un favore o qualcosa, riesci più facilmente a uscire con chi vuoi, riesci più facilmente se stai vendendo qualcosa, proponendo un'idea, a fare in modo che ti capiscano, ma la cosa più importante di tutte è che tu riesci ad avere un buon rapporto con te stesso, cioè riesci a ricongiungerti con il tuo cuore, con la tua anima, con quello che sei, con i tuoi valori, con i tuoi sentimenti, che sono le cose più importanti. Questo perché si usa la voce per rieducarci alle nostre buone emozioni. Questo codice ci riconduce verso la nostra vera essenza, un'essenza che tante volte in questo mondo un po' nevrotico, un po' finto, magari rischiamo di perdere. Ok, quindi in pratica ci dà ancora un pochino quel senso di autenticità che tante Sì. volte si perde. Caro Alberto, sono molto felice di essere qui con te a parlare con i frequentatori del tuo blog di questi argomenti che riguardano la voce, la comunicazione, ma devo dire anche in qualche modo il benessere. Sì, è un piacere per me, Ciro, invece, averti qui e è una grande possibilità per tutti quanti che stanno guardando questo video di ascoltare e di apprendere da Ciro. Come sapete bene, a me piace, io adoro il benessere in tutte le sue forme, lo potete vedere anche nel mio blog. Una delle vie che io personalmente seguo, e il mio maestro appunto è qua, il grande Ciro, è proprio la via del benessere dovuta alle emozioni, quindi a una rieducazione emozionale dovuta al suono. E questo suono nient'altro che è la nostra voce. E questo ovviamente io non posso dirlo molto bene, ma abbiamo qua Ciro, abbiamo la fortuna di averlo, e quindi ripasso la parola di nuovo a te per illustrarci qualcosa in più su questo. Grazie Alberto. Beh, allora credo che tutti quanti sappiamo che la voce è un elemento che ci crea delle emozioni, ci può creare delle emozioni molto belle. Ad esempio,
Tante persone conoscono la voce di qualcuno molto emozionante, non so, molte persone sono state emozionate nel tempo dalla voce di Alberto Lupo, ad esempio fra gli uomini, ma molti sono emozionati dalla voce di donne che hanno delle voci stupende. La voce è un suono e di conseguenza Esatto. agisce proprio in termini neurofisiologici e quindi ci condiziona, fa in modo che esistano delle reazioni chimiche dentro di noi che possono essere di piacere o di dispiacere. Ma se noi riuscissimo a usare la voce in maniera consapevole, utilizzando la voce con un codice, un po' come fanno gli indiani quando usano il mantra per la meditazione, no? Che è un suono che tu ripeti dentro di te, che pian piano comincia a farti stare meglio perché senti che qualcosa si scioglie, che pian piano ti rilassi, che cominci a sentirti come se non fossi mai stato meglio di quel momento lì, e pian piano ti sciogli ancora di più. Se continuo ancora per 30 secondi, forse Ci potrei. addormentiamo subito. Esatto, no, tornando a noi, comunque questo è il senso. Sì. Se tu cominciassi a usare la voce, non tanto come strumento di comunicazione per convincere gli altri, per essere persuasivo, come si legge tanto spesso, insomma, su internet, ma usassi la voce come strumento di congiungimento con te, come strumento per stare bene e creare coerenza con quello che sei, utilizzandola proprio come un suono benefico che mentre parli con le altre persone crea in te uno stato di piacere ed evidentemente anche negli altri. Beh, se tutti facessimo questo, saremmo tutti dei portatori sani di benessere, innanzitutto in noi e poi nelle persone che ci ascoltano. E quando dico portatori sani di benessere è perché saremmo sempre più sani, perché poi oltretutto la voce è in grado di sciogliere le tensioni, di debellare pian piano tutte le forme anche embrionali di malattie psicosomatiche, è in grado quindi di sciogliere tutto quello che si sta creando di energeticamente non bello pian piano, proprio come se la voce fosse un phon, come se fosse un asciugacapelli, pian piano parlando, 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 le persone cominciano a rilassarsi e questa cosa fa stare innanzitutto bene noi e poi fa stare bene le persone che abbiamo attorno. Ovviamente qualcuno starà pensando, ma non si può parlare sempre con questa voce così calma, così particolare. Indubbiamente no. Bisogna avere varie modalità, questa è una voce che crea calma, ma poi ci sono voci altrettanto utili che creano assertività, che creano simpatia. La cosa però importante è cercare di debellare quelle forme di uso della comunicazione che sono più rabbiose, più nervose, più Sì. apatiche, che sono giustissime, no? Perché uno magari si è arrabbiato, però è anche vero che noi ci abituiamo a essere più nervosi, quindi se noi cominciamo pian piano, ci sono ricerche scientifiche che ci dicono che se ci abituiamo a una comunicazione più calma, questa pian piano diventa parte di noi e quindi Esatto, quindi viviamo è meglio. una questione di abitudine anche il modo in cui parliamo, la voce che utilizziamo. Ciro è il creatore, l'inventore di un metodo che si chiama Metodo Four Voice Colors, dei quattro colori della voce. Ma questa è solamente l'introduzione, adesso passo subito la parola a Ciro, che ovviamente lui è l'inventore e vi spiega tutto lui. Bene, grazie Alberto. Ma è molto semplice, noi possiamo tutti imparare a parlare in un modo che fa del bene a noi e alle altre persone e ci consente quindi di vivere meglio noi e vivere meglio le persone che abbiamo attorno. Perché? Perché noi quando parliamo possiamo generare delle emozioni, anzi noi generiamo emozioni ogni volta. Possiamo generare emozioni negative, ovvero potremmo generare apatia, ovvero la voce grigia, oppure rabbia, la voce nera. Oppure possiamo generare emozioni positive, cioè la simpatia, voce gialla, empatia, voce verde, autorevolezza, voce blu e passione, voce rossa. Voi direte, ma perché, visto che possiamo generare belle emozioni, le persone si soffermano così tanto sull'apatia e sul nervosismo? Voi direte, ma magari uno non è tanto apatico. E noi siamo invece molto più apatici di quello che si possa pensare, perché abbiamo cominciato a essere un po' freddi, no? Vedete che ad esempio nei condomini non ci si saluta neanche tanto, quando si parla dicendo cosa hai fatto, ah guarda mi sono molto divertito, bella quella cosa, sai, facci anche tu, perché queste cose non sono belle, perché se io mi diverto devo dirti che mi diverto con una voce divertita, altrimenti sto fingendo, no? Questo è anche il È motivo per vero. cui non ci fidiamo più delle persone. È vero, è vero. E allora, perché le persone invece usano queste voci nonostante siano negative? Perché le persone hanno dimenticato qual è la comunicazione fisiologica, quella che porta il benessere, quella che porta l'allegria, che porta i buoni rapporti. Quando parlano con gli altri, non ricevono buoni riscontri, ma non li ricevono proprio perché parlano con delle voci molto grigie,
molto apatiche, quindi gli altri non si sciolgono, e allora proprio per questo motivo ci si arrabbia ancora di più. Invece, se noi potessimo fare un piccolo studio sulla nostra voce per andare a recuperare quella modalità che tutte le persone che sono capaci di avere buoni rapporti e che sanno dare amore fanno normalmente, cioè innanzitutto incontro un amico, ciao, come stai? Ma, cioè una vera testimonianza di simpatia, cioè E di quella di amicizia, proprio che si amicizia, percepisce che si bene. percepisce quella Sì, irrefrenabilità, non puoi fare a esatto. meno di farlo perché fa parte di te. Dopodiché, quando l'altro si è accorto che tu veramente hai piacere di vederlo, cominci a quel punto a parlare in maniera più confidenziale. Guarda, Alberto, veramente che bello vederti. Volevo raccontarti una cosa da un sacco di tempo e adesso Ragione, Ciro, finalmente ma guarda, abbiamo anche tu. l'occasione. Ok, È vero, c'è allora, tantissimo da ma raccontare. sapessi quante cose sono Mamma mia. capitate? Poi, questa è la fase 2, che è la fase più Sì. dell'empatia, del contatto. Poi c'è la terza fase, che è quella dell'autorevolezza o dell'assertività. Guarda, Alberto, ti devo dire, ma ci sono due cose che mi sono capitate, ma talmente interessanti. Ma ti giuro, allora, la prima è una tua amica, tra l'altro, di cui Ah, non ti avevo ancora parlato. Guarda, è una cosa certo. fantastica. Questa è la terza emozione, quando io ti parlo di qualcosa di cui sono convinto. Poi, finito di parlare dell'argomento, allora la facciamo questa cosa qui. Perché credimi, e questa è la passione, cioè quando coinvolgi le persone. Certo. Noi questa cosa a volte la sappiamo fare soltanto con qualcuno, a volte non la facciamo proprio con Mai. nessuno. Allora, se noi riuscissimo, un po' come fanno alcune popolazioni africane, Africano. sì. Che hanno quella Bravissimo. capacità, bravissimi, i senegalesi, Sì, spettacolo, simpaticissimo. camerunensi, Sì. che sono così veri, così fisici, Caldi. così caldi. Ecco, noi abbiamo smesso di comunicarci veramente i sentimenti, ma dovremmo ricominciare. E Four Voice Colors, col metodo della rieducazione fisica delle buone emozioni attraverso gli elementi espressivi, volume, tono, tempo, ritmo, sorriso, ci può aiutare a recuperare veramente quella capacità di donare amore e quindi di migliorare le nostre relazioni. In realtà c'è proprio fatto uno studio scientifico proprio su quello che è la voce e sul tuo metodo, insomma. Sì. Ce ne vuoi parlare? Sì, ma prima di parlare dello studio scientifico e del sito scientifico, vi voglio dire che Alberto, penso che voi lo sappiate già, ma ve lo voglio dire, forse neanche Alberto lo sa, Alberto è un... Non si può mai sapere Che cosa dici, cosa... quindi è vero, hai magari non lo ragione. so Beh, nel pomeriggio noi sicuramente. abbiamo fatto un corso insieme, insomma siamo alla fine di questo corso, e ti guardavo mentre parlavi e pensavo, Alberto, sei un grande maestro. E tu non lo sei ancora di esserlo, perché non sei ancora così grande di età, ma tu sei un grande maestro perché hai una grande sensibilità interna, una grande capacità di vedere le cose e donarle alle persone, che sono le due grandi qualità di un grande maestro. Volevo parlare di questo perché per me è molto importante che tu lo sapessi senza che tu sapessi che te lo volevo Ok, dire. ti ringrazio e anche se sono nelle video non me ne frega un cavolo, ma ti abbraccio lo stesso. Soprattutto. Grande, Ciro, grazie. Cosa c'è su questo sito? Così, il codice della rieducazione delle buone emozioni. Quindi noi possiamo imparare, ad esempio, che la voce può aiutarci a vivere meglio da un punto di vista dei nostri rapporti con le altre persone, può aiutarci se abbiamo dei rapporti con pazienti, ad esempio, oppure con persone che hanno a che fare con noi, perché noi magari ci curiamo dei loro interessi, siamo dei consulenti, siamo dei coach o qualcosa, possiamo essere molto agevolati nella creazione di buone emozioni che ci consentono di migliorare i rapporti, di fare in modo che le persone che parlano con noi stiano meglio. Tutto questo è provato scientificamente, basi che originano nella bioenergetica, ad esempio, che è quella scienza che è stata creata da Alexander Lowen, che era un allievo di Reich, che a sua volta era allievo di Freud. Lowen ha creato una disciplina nella quale lui riusciva a sbloccare le tensioni psicologiche sciogliendo le tensioni muscolari e fisiche. Questa è la base, ad esempio, della buona comunicazione, della scioltezza. Poi c'è un po' di meditazione anche all'interno, perché attraverso il suono, io parlando, sono in grado di creare buone vibrazioni e energie all'interno innanzitutto di me, ma anche delle altre persone. Poi c'è l'addizione, perché attraverso l'uso della capacità di articolare meglio e usare meglio la voce e avere una maggiore espressività, noi riusciamo a farci capire di più. La respirazione, perché la respirazione è alla base della buona comunicazione. Ci sono le regole del public speaking, perché
avere una buona voce significa riuscire a parlare con scioltezza in pubblico, ma ci sono anche i cinque assiomi della comunicazione di Václavic, quindi la base di come si comunica con gli altri, tipo non si può non comunicare. E poi ci sono gli studi di Paul Ekman, che è lo psicologo americano che ha creato il Facial Action Coding System, cioè il codice delle emozioni facciali. Io, studiando Paul Ekman, sono poi arrivato a cercare di creare il codice delle emozioni vocali, che appunto ho chiamato Four Voice Colors. Poi c'è un'altra cosa molto importante, c'è l'abbinamento con la positive psychology, quindi con quella parte di psicologia che non cura i problemi delle persone, ma riesce invece a fare star meglio le persone che stanno già bene. Cioè, parliamo un po' anche di quelli che stanno bene, oltre che di quelli che stanno male. E in particolare io mi sono molto ispirato al lavoro di uno psicologo americano di origine ungherese che si chiama Mihaly Csikszentmihalyi, che è colui che ha originato la teoria del flow. Che cos'è il flow? Il flow è come dovremmo vivere tutti ogni momento, cioè completamente coinvolti dentro la cosa che stiamo facendo, il tempo trascorre senza che ce ne accorgiamo, siamo totalmente avvolti e divertiti e quello che facciamo è l'unica cosa che vorremmo fare. Ecco, l'abbinamento del flow alla comunicazione fa sì che le persone possano riuscire a parlare con gli altri vivendo uno stato sempre di piacere che poi viene passato fra individui, fra società e crea quindi benessere anche nelle organizzazioni. Una cosa importante che stavamo parlando è proprio lo sblocco fisico della persona per ottenere un miglior benessere e una migliore comunicazione. È una cosa veramente vitale, perché lo sblocco fisico, che io conosco veramente perché ho avuto la fortuna incredibile di avere dei maestri di bioenergetica quando avevo 21 anni, quindi ero più giovane di te, lo sblocco fisico è quello che ci consente di poter vivere fisicamente nel flow, cioè nell'esperienza ottimale. Se io riesco a sbloccare completamente il mio modo di parlare, quindi parlo, mi muovo, penso, riesco a essere quello che sono con assoluta scioltezza, questa cosa mi provoca assenza di contratture, assenza di interruzioni, e se io parlo senza interruzioni, evidentemente mi diverto molto di più, come quando siamo concentrati e facciamo qualcosa. La scioltezza fisica è quella che è anche alla base della creazione di rapporti di buona stima, di fiducia, perché tu ti fidi di una persona che non si interrompe, che sembra fluida, che sembra essere realmente quello che sta dicendo. Dico proprio essere quello che sta dicendo, perché noi, per essere veramente credibili, dobbiamo essere quello che diciamo, cioè quindi dobbiamo essere, rappresentare fisicamente, dare la garanzia col nostro fisico delle parole che stiamo dicendo. Questo ci consente una serie di importantissimi risultati, il primo dei quali è quello di sentirci bene in assenza di tensioni, in assenza di imbarazzo, in assenza di quella situazione spiacevole, di disagio che tantissime persone hanno quando sono in mezzo agli altri e sentono magari che sentono il giudizio, la paura di essere... Ecco, ad esempio abbiamo fatto un corso, abbiamo appena terminato questo corso, in cui il venerdì sera... Io ho visto queste 40 persone, abbiamo visto 40 persone, sì, tutte quante con disagi, insomma, ma paura, chiuse, timide, chissà che cosa diranno di me quando parlo, eccetera. Sì. Dopo 2 giorni e mezzo di corso, fatti tutti interamente sullo sblocco delle emozioni fisiche, alla fine sono capitate delle cose. Che cosa hai visto, tra l'altro? Dimmi tu la tua impressione sul benessere che hai visto dopo questo corso che si chiama Comunicazione efficace e piacevole. Che fra l'altro è libera la tua energia personale, adesso esatto, sblocca e libera l'energia che ok, ma quello che si è visto è proprio uno sblocco completo, ma una trasformazione vera e propria delle persone, nel senso che tutte quelle persone che tante volte avevano le vedi le persone che hanno dei blocchi fisici anche al contatto, non solo fisico ma anche magari oculare con le persone, che alla fine dei 2 o 3 giorni sono persone completamente diverse. Ma hanno fatto proprio delle cose pazzesche, sì, da matti proprio. Ma è quello che dicevi tu anche durante il corso, ovvero che ad ogni blocco mentale o psicologico corrisponde un blocco fisico. Quindi di conseguenza andare a sbloccare il fisico provoca come conseguenza diretta uno sblocco anche mentale, psicologico, emozionale. E questo ovviamente, quando c'è tutto uno sblocco di questo tipo, va a lavorare in una maniera completa sul benessere della persona, sulla vita di tutti i giorni, nell'ambito familiare, nell'ambito relazionale anche con se stessi, nell'ambito della vita lavorativa, in qualsiasi altro ambito. E quindi di conseguenza è tutto uno sblocco
che va fatto appunto tramite la bioenergetica, in questo caso tramite la comunicazione efficace e piacevole, ma è la stessa cosa che io vedo anche ad esempio nel Tai Chi o nell'arrampicata. Nell'arrampicata fatta appunto come dicevi te, in una situazione di Esatto, flow, esatto. perché quando ti sblocchi in maniera completa, allora lì sei veramente libero di essere te stesso e di goderti il momento. Infatti bisogna sempre considerare che la buona comunicazione, il buon senso della vita è sempre in senso zen, cioè l'assenza dell'autocontrollo, cioè io non sto pensando a cosa dico, ma sono quello che dico. Quindi qui e ora io sono le cose che sto dicendo e tante persone non ci riescono perché ci sono un sacco di blocchi fisici, psicologici, insomma il mondo che ci condiziona. Ma se noi facciamo una serie di esercizi di neurofisiologici e di bioenergetica, di sblocco del linguaggio, di abbinamento fra movimenti, gesti, parole, sguardi, in maniera tale da cominciare a scioglierci, poi le persone hanno risultati veramente pazzeschi. Perché è così importante per il benessere? Beh, immaginate di abbracciare una persona completamente abbandonata fra le vostre braccia. Che sensazione immensa di piacere dà questa cosa, che sensazione fantastica di innamoramento, anche se voglio dire, una persona di cui non siete innamorati, ma innamorati dello scambio fisico e dell'affetto che si crea. Ecco, è la stessa cosa, perché la comunicazione che noi facciamo con gli altri, quando noi diamo e quando noi riceviamo, si basa sull'affettività, cioè sulla capacità di essere affettivi, molto affettivi con le persone. E più riesci a essere sbloccato fisicamente, ad avere questa capacità di dare tutto di te senza bloccarti mai, più le persone percepiscono affetto, stanno bene e fanno stare bene te. Se c'è una buona comunicazione, ovviamente tutte le relazioni che abbiamo, non solo con gli altri, ma anche le relazioni con noi stessi, vengono di conseguenza ad essere migliorate. Evidentemente sì. Il punto fondamentale, Alberto, è questo, che noi siamo delle essenze, delle persone, siamo qualcosa, siamo quello che noi rappresentiamo di essere. Però gli altri capiscono ciò che siamo in base a come noi ci manifestiamo a loro. Cioè, quindi gli altri non ti guardano e capiscono chi sei. Sì, forse in parte, chiaramente, il linguaggio non verbale, ma il linguaggio non verbale, appunto, è comunicazione. Quindi quando noi vediamo qualcuno, quando noi parliamo con qualcuno, quando noi abbiamo qualcuno che ci dà qualcosa di sé, lui non ci dà sé, ci dà la rappresentazione nella sua comunicazione del sé. Quindi se noi siamo congruenti, ovvero se la nostra comunicazione è in grado di essere perfettamente identica a quello che noi siamo nella nostra realtà più intima, allora si sentirà coerenza, ci sarà fiducia, ci saranno buoni rapporti, scatteranno delle amicizie, i network saranno prosperi, ci sarà dell'amore, ci sarà la possibilità di creare nuovi sodalizi, sinergie e partnership. Ma se minimamente quello che sto dicendo non è coerente, perché si sente che mentre parlo c'è qualcosa che va nell'ottica di una discrepanza, perché c'è qualcosa che non collima fra ciò che dico e il modo in cui lo dico, ecco che cade la fiducia. Quindi è veramente fondamentale nelle relazioni che noi riusciamo ad avere il modo in cui parliamo completamente sciolto. Cosa significa completamente sciolto? Significa che se io mi sblocco completamente da un punto di vista fisico-emozionale, quindi comincio ad andare a ruota libera, non dando l'idea che sto pensando a quello che dico, ma veramente facendo uscire al massimo il mio inconscio. Quindi io parlo, nel momento in cui parlo dico delle cose, cerco di dirle come le so dire, cerco di essere me stesso, di essere veramente quello che c'è dentro. Se io riesco a sbloccare la mia capacità di esprimermi fisicamente, con la voce, con i movimenti, inevitabilmente mi congiungerò con la mia anima. E credetemi, tutte le persone, anche quelli che sembrano magari più bloccati, o quelli che sembrano più cattivi, quelli che sembrano più egoisti, tutte queste persone sono soltanto molto sofferenti. Sono persone che non sanno ricongiungersi con la loro anima, persone che hanno difficoltà nell'essere in contatto con gli altri, persone che non riescono bene a fare le cose che vorrebbero e quindi, proprio perché hanno queste privazioni, immaginate una persona che non riesce a vivere amore perché non riesce a darne e a ricevere, ma non diventeresti cattivo, evidentemente, cioè capisci Perché ti che, manca perché qualcosa ti di manca qualcosa e importantissimo. quindi hai bisogno di sfogarti. Esatto. Invece, se noi riuscissimo tutti a sciogliere al massimo e a tornare sbloccando tutto a quella che è la nostra vera realtà, tutti i rapporti migliorano, tutti gli egoismi si sciolgono, perché qualunque persona incontriamo è una bella persona. Qualunque persona incontriamo è una persona che ha del bene all'interno. Qualunque persona che incontriamo può vivere insieme a noi dei momenti bellissimi. L'importante è che tutti e due
si cerchi di fare il meglio. E se l'altro eventualmente fosse magari un po' restio, non vi preoccupate, fatelo voi, perché crederci nei rapporti, credere nel bello dell'altro farà in modo che prima o poi, adesso o dopo, l'altra persona finalmente vi abbraccerà e vi darà tutto il vostro sentimento. Sentimento o fiducia o stima o amicizia, dipende dalla relazione che avete, ma di sicuro di fronte a voi avete soltanto delle belle persone. E se avete la capacità di credere che loro lo siano, con voi saranno straordinarie e soprattutto voi vi sentirete più forti. Esatto. E quindi in pratica anche per questo hai detto una cosa che mi è piaciuta molto, che è proprio quello che a me piace definire un allineamento, un connubio, uno sposarsi tra quello che è l'anima e quello che è la ragione. Quando certo. questi sono d'accordo, anima, ragione, quando questi sono d'accordo tutto fila liscio, te ti riesci a connettere veramente tra le tue due parti principali e quindi di conseguenza sei autentico. E questa autenticità, questa spontaneità ti rendono migliore in qualsiasi cosa tu faccia e gli altri lo percepiscono. Sì, perché senti che non ci sono spigoli, perché senti che è tutto fluido, senti che tutto sta scorrendo, senti che non ci sono difficoltà, interruzioni, problemi, ma senti che c'è la coerenza, che insomma c'è il piacere di essere. Quello che volevamo parlare era più che altro una lezione pratica, ok? Sul far vedere il come poter migliorare la relazione, perché in altri video abbiamo parlato un pochino della teoria, del metodo, della voce gialla, della voce verde, eccetera, eccetera, ma in linea diretta, effettivamente, quando tu incontri una persona nuova che non conosci, ok? Come fai a stringere il rapporto e creare quella fiducia che ti consente magari di far evolvere poi la relazione in ambito business, ambito amicale o di altre relazioni più profonde magari? È come se tu avessi in mano un accendino e potessi accendere la brace all'interno della carbonella per fare un picnic. La tua voce, la tua comunicazione, i tuoi occhi, il tuo sguardo, il tuo modo di essere deve essere in grado di accendere nell'altra persona un sentimento. Ma per riuscire a fare questo devi poter credere di poterlo fare. Ora, dal momento che l'accendino provoca una scintilla e una fiamma, se incontra del gas, il gas è infiammabile, quindi è matematico, la certezza scientifica al 100% c'è del fatto che se io metto l'accendino vicino al gas, questo gas si infiammerà. Quindi non c'è una titubanza, è sicuro. Allo stesso modo è totalmente sicuro che se io incontro una persona che non mi conosce, che guardo negli occhi, alla quale sorrido, facendo capire tutto il piacere che ho nel vederla, parlando con un sorriso che consente di avere l'idea che io sto veramente entrando in contatto con un piacere infinito nei confronti di questa persona, e se questa cosa però, perché questo è il segreto, la so fare in maniera fluida, senza mai interrompermi e credendoci dal primo all'ultimo istante, è matematico, cioè è come se fosse un accendino vicino a una fiammella, in maniera matematica l'altra persona si accenderà. Questo significa se ho incontro una persona che mi piace, ad esempio potrebbe essere un ragazzo o una ragazza o viceversa, e desidero conoscere questa persona, è assolutamente imprescindibile, matematico, che con questo sistema tu ci possa riuscire. Non solo, ma poi se tu riesci a usare un codice specifico vocale, quindi ad esempio riesci a parlare in maniera tale da avere la tua voce sciolta, che crea empatia, che crea tranquillità, con un volume più basso, tono basso, il tempo lento, poi magari dovremmo spiegare un po' meglio queste cose, ma si possono comunque un po' capire o leggere sul libro praticamente, e tu riesci a quel punto ad avere un codice che matematicamente crea in te innanzitutto e poi nell'altro uno stato di disponibilità. Ad esempio in questo momento io sento uno stato di grande disponibilità, di grande piacere, di grande tranquillità, che evidentemente credo che sia una cosa che passa, ma non può altro che passare perché è una legge fisica che lo fa passare. Il fatto che una persona, se parla in maniera tranquilla, provoca delle onde sonore che arrivano agli altri. Ma la stessa cosa è quando vogliamo conoscere qualcuno, è assolutamente inevitabile. Se noi lo sentiamo, se siamo coerenti, se l'altra persona sente profondo il nostro sentimento, la nostra fiducia, nessuno può negare la fiducia di qualcun altro. Noi decidiamo di vedere soltanto persone che ci ispirano fiducia, noi non lo sappiamo, ma è così. E qualunque persona ci ispiri fiducia, noi cominciamo a sorridere e l'abbracciamo. È inevitabile. È vero,
sono d'accordissimo. E un'altra cosa, secondo me, anche per facilitare questo processo, è proprio quello che avevamo detto anche in un altro video, ovvero lo sblocco emozionale. Perché se una Certo. persona ha tante paure, ha tanti blocchi fisici o mentali che siano, che poi sono collegati, sono la stessa cosa, magari fa anche fatica a accendere il proprio accendino per poi accendere gli altri. Quindi la cosa più importante è proprio un lavoro per sbloccare se stessi. Sì, perché la maggioranza delle persone pensa anziché fare, invece bisogna prima fare e poi pensare. La maggioranza delle persone dice: ah, ma non so adesso se chiedere a quella persona questa cosa, perché magari mi dice di no, però non so per certo, se, chissà se poi piacerò, se non piacerò. Niente, sono tutti pensieri inutili, pensieri spazzatura, non servono a niente, bisogna fare. Ti piace una persona? Diglielo. Vuoi guardarla negli occhi? Guardala. Vuoi darle un bacio sulla guancia? Daglielo. Non ci pensare neanche una volta. E credi che questa cosa porterà un benessere a te innanzitutto e all'altra persona, anche questa cosa succederà. E l'importante è avere questa fluidità di pensiero e di azione che deve eliminare tutte le interruzioni. Noi purtroppo tante volte stiamo male perché vorremmo fare delle cose e non ci riusciamo. Attraverso uno studio approfondito, basato appunto sul sistema Four Ways Colors, noi possiamo riuscire a sbloccare qualunque difficoltà e ad arrivare ad avere con noi innanzitutto e con gli altri sempre costantemente uno stato di belle esperienze e di piacere. Abbiamo parlato di una cosa che mi ha interessato molto, mi ha colpito, ma mi è venuta appunto la voglia di farti questa domanda e di approfondire un pochino meglio. Ovvero sul fatto che prima tu hai detto prima fare e poi pensare, che bisogna prima fare e poi pensare. Quindi la cosa importante è l'azione, non tanto quello che noi pensiamo di dover fare, ma prima di tutto farlo. Tante volte ci facciamo un sacco di seghe mentali per nulla, no? Assolutamente sì, purtroppo a volte noi siamo lì a pensare alle cose, cerchiamo di razionalizzare, più siamo timidi, più siamo bloccati, più cerchiamo con la mente, come se con la mente volessimo riuscire a padroneggiare, no? A dominare la situazione. Purtroppo però la mente non padroneggia proprio un bel niente. Noi padroneggiamo le cose soltanto con il fisico. Il punto è che più siamo timidi, più razionalizziamo, più cerchiamo di mentalizzare le cose. Poi devo dire che anche molti corsi e molti libri, a volte dando molte nozioni teoriche, che sono importantissime per carità, però a volte se tu le dai a una persona molto razionale, questa persona anziché sbloccarsi si blocca ancora di più. Invece noi dovremmo fare le cose prima ancora di pensarle, cioè dovremmo fare in modo proprio di essere completamente fluidi. Qualcuno a volte mi chiede: ma come faccio a sapere cosa fare se non l'ho prima pensato? Sì, è vero, ma se tu ti metti, ti sintonizzi con te stesso, ti metti a fare, quindi cominci a parlare, cominci a essere, cominci a A fare lasciare le andare, a fare le chiamate. chiamate, esatto, Sì, poi tutto viene da sé perché inizia. le persone ti riscaldano, perché quando Esatto. crei affettività non c'è altra possibilità di scambiare affettività e questa cosa, man mano che la fai, ti scalda sempre di più. Devo dire questo, Alberto, è molto vero anche con patologie psicologiche, con patologie anche depressive, cioè le persone più pensano, più si bloccano, più non escono, più non agiscono, Più più peggiorano, peggiorano. sì. Invece bisognerebbe fare anche quando non senti di voler fare. L'esempio per capire questa cosa è la musica. Se una persona studia pianoforte e comincia a fare le scale al pianoforte, dopo 5 minuti non ha più voglia, dice: vabbè, non la voglio più fare. Questa persona, per quanto voglia suonare il pianoforte, non ci riuscirà mai. Se invece questa persona, contro la sua volontà, mentre vorrebbe stare da un'altra parte, davanti alla televisione, davanti alla PlayStation, davanti a altre cose, è lì e si mette a fare le scale e le fa per un'ora, suo malgrado sta diventando un grande pianista. Ci sarà poi un momento in cui questa persona comincia a fare le scale e tutto esce fuori nella maniera migliore. Perché? Perché ha avuto la capacità di creare attraverso il fare delle nuove modalità di azione che hanno sbloccato queste sue capacità. E nella vita di relazione, nella vita di marketing, sì, Fondamentale. è una cosa fondamentale. Non ponetevi mai alcun pensiero, mai alcuna domanda. Appena c'è una domanda, prendete il telefono in mano e chiamate. Sì, che poi questo esercita anche appunto la tenacia, eccetera, eccetera, che vanno a quindi a creare nuove proprio associazioni anche neuronali che quindi poi ti portano ad acquisire nuove abilità. E Esatto. non solo nel piano, appunto anche nel network marketing, nell'arrampicata, in qualsiasi cosa fondamentalmente, E questa sempre cosa, tra questo, l'altro, nella comunicazione.
E infatti questa cosa qui l'abbiamo poi dimostrata anche da un punto di vista scientifico, cioè il fatto che il modo in cui noi parliamo e continuiamo a parlare in un certo modo provoca sia in chi parla che in chi ascolta nuove modalità di pensiero, nuove modalità di comunicazione, in qualche modo una scioltezza. Ci sono persone che prima erano rigidissime o timidissime, che man mano che si sbloccano attraverso queste metodologie che abbiamo realizzato, che sono contenute un po' nei corsi e poi nei libri, riescono quindi a sbloccare tutto di loro e diventano persone, per definirle con una parola, felici. Bene. Sì. Grazie mille Ciro, grazie a tutti voi, ci vediamo un altro video. Ciao. Ciao a tutti. Comunicazione carismatica. Da oggi cambia tutto.